Germain Rolland fu uno dei protagonisti della letteratura europea tra 800 e 900. Il suo romanzo più conosciuto e più importante è Jean Christophe, la storia di un giovane musicista e della sua vicenda esistenziale. Il 15 settembre del 1914, sul Journal de Genève, Rolland, che allo scoppio della guerra si era esiliato volontariamente in Svizzera, pubblicò un articolo dal titolo Au-dessus de la mêlée, destinato a diventare un manifesto della lotta pacifista, del cosmopolitismo e del rifiuto di ogni discriminazione razziale. Rolland, già alla fine del 1914, in Au-dessus de la mêlée, individuava alcune caratteristiche della Prima Guerra Mondiale che sarebbero state riprese e approfondite dagli storici nel corso del XX secolo. Arras. I palazzi dei mercanti della Grand Place risalgono al XV secolo. Questa città della Francia del Nord già nel 1914 subì bombardamenti che la ridussero a un cumulo di rovine. I palazzi in stile fiammingo che identificano la città sono stati tutti ricostruiti. Nei pressi di Arras ci sono molti cimiteri in cui riposano i soldati della Prima Guerra Mondiale. Vicino il villaggio di Neuville-Saint-Vaast sorge il più importante cimitero tedesco di Francia, è quello della Maison Blanche. Sono sepolti 44.833 caduti germanici, su ogni croce ci sono 4 nomi. Osiamo dire la verità ai padri dei giovani, alle guide morali, ai loro capi religiosi o laici, alle chiese, ai pensatori, ai tribuni socialisti. Alla devozione di questa gioventù cosa avete offerto? La reciproca distruzione dei giovani eroi. Non molto distante dal cimitero della Maison Blanche, sorge un altro grande cimitero, quello francese di La Targette. Sembra più imponente del cimitero tedesco, ma il numero dei caduti è minore. Qui riposano 8.000 soldati identificati e 1.500 corpi sconosciuti, ripartiti in 3 ossari. Uno di essi riguarda la Seconda Guerra Mondiale. La guerra europea, questa mischia sacrilega, offre uno spettacolo di un'Europa demente che si distrugge con le sue mani. Non sono soltanto le passioni della razza che lanciano ciecamente milioni di uomini gli uni contro gli altri. È la ragione, la fede, la poesia, la scienza, tutte le forze dello spirito che si sono irregimentate e si mettono in ogni nazione al seguito degli eserciti. Il filo spinato è una barriera che protegge una zona proibita. Qui, a più di 90 anni di distanza dalla fine della Grande Guerra, non si può andare. Il terreno è ancora pericoloso. Milioni di bombe furono gettate per la conquista di questa terra che ancora conserva i segni delle esplosioni. A Vimy sorge il Memoriale Canadese. Sulla cresta di Vimy, tedeschi e canadesi si affrontarono in lunghe e sanguinose battaglie. I canadesi la conquistarono nel 1917. Il memoriale, inaugurato nel 1936, ricorda i caduti e il pianto delle tante vedove, sorelle e fidanzate rimaste ad attendere sull'altra sponda dell'oceano. Questa guerra, lo so, i capi di Stato che ne sono i colpevoli non osano accettarne le responsabilità. Ciascuno si sforza furbescamente di rigettare sull'avversario le colpe. E i popoli che docilmente li seguono si rassegnano dicendo che una potenza più grande degli uomini decide tutto. Il nemico non è dietro le frontiere, è dentro ogni nazione e nessuna nazione ha il coraggio di combatterlo. È il mostro dalle 100 teste che si chiama imperialismo, la volontà orgogliosa e di dominio che vuole assorbire tutto, distruggere tutto,
che non tollera la libera grandezza al di fuori di esso. Le strade e i villaggi che circondano le colline attorno a Reims offrono al turista il piacevole aspetto di un luogo pieno di vigneti, ma attorno a Reims ci sono molti cimiteri di guerra. Qui si combatté dal 1914 al 1918. Anche gli italiani vennero inviati sul fronte di Reims e sostennero i devastanti attacchi tedeschi del 1918 nella battaglia dell'Ardre. Sulla collina di Bligny c'è un grande cimitero militare in cui sono sepolti 5.000 caduti italiani. Il corpo di spedizione italiano venne inviato sul fronte occidentale dopo la crisi di Caporetto e sostenne, insieme a francesi e inglesi, l'offensiva tedesca del 1918, l'ultimo colpo sferrato dalle armate del Kaiser che avrebbe potuto far vincere la guerra alla Germania. Il cimitero militare di Bligny è molto grande ed è attraversato dalla statale che collega le colline a Reims. Dinanzi alle 5.000 croci c'è un parco della memoria e al termine di un viale alberato una colonna donata dalla città di Roma. Il cimitero di Bligny, nella sua scenografia, non sfugge ai miti che avevano contribuito a portare gli italiani nella guerra mondiale. Si ascolta ancora una volta il ritornello rituale, fatalità della guerra più forte di ogni volontà. Il vecchio ritornello per le mandrie che fanno della loro debolezza un dio e che l'adorano. Nei pressi di Cateau-Cambrésis scorre il canale della Sambre. Siamo non molto distanti da Cambrai e il villaggio di Ors è uno dei tanti di questa parte della Francia in cui si combatterono le ultime battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sul ponte che attraversa il canale c'è una targa che ricorda i caduti britannici di quei giorni di novembre del 1918 ed uno in particolare, il poeta Wilfred Owen, che qui fu ucciso a 4 giorni dall'armistizio. La tomba di Owen, nel piccolo cimitero di Ors, è simile alle altre di soldati ufficiali che combattevano insieme a lui. Ed è questo che avrebbe voluto Owen, cantore dell'assurdità della guerra e della morte nelle trincee. Legato da amicizia all'altro poeta inglese Siegfried Sassoon, conosciuto in una clinica dove subiva un trattamento di riabilitazione a causa di uno shock provato al fronte, Owen volle ritornare a combattere. Gli uomini hanno inventato il destino per attribuirgli il disordine dell'universo che hanno il dovere di governare. Niente fatalità, la fatalità è quella che vogliamo. Nell'elite di ogni paese non ce n'è uno che non si dica convinto che la causa del suo popolo non sia la causa di Dio, la causa della libertà e del progresso umano. Percorriamo lo Chemin des Dames. Si chiama così perché qui ci venivano le figlie del re Luigi XV a trovare la loro governante. Qui nel 1917 venne scatenata un'offensiva che secondo il generale Nivelle, comandante in capo dell'esercito francese, doveva concludere la guerra con lo sfondamento del fronte e la vittoria della Francia. Fu una catastrofe. I tedeschi contrastarono l'attacco francese che non riuscì a conseguire nessuno degli obiettivi previsti. Questa fotografia mostra com'era diventata la terra in questi luoghi dove oggi il turista può vedere campi arati e un paesaggio gradevole. È una terra bagnata da una leggera pioggia mattutina, ma nel 1917 lo era dal sangue di migliaia di uomini. I soldati francesi, stanchi di offensive inconcludenti, si ammutinarono. Fu la più grave crisi dell'esercito francese durante la guerra. I tedeschi avrebbero potuto approfittarne, sfondare il fronte e giungere a Parigi. Ma i sistemi di sicurezza francesi funzionarono
e nessuno seppe della rivolta. Nivelle venne sostituito da Pétain, che ordinò 40 fucilazioni e promise ai soldati che non ci sarebbero state più inutili offensive. Le licenze furono allungate e il rancio venne migliorato. I soldati ritornarono nelle trincee. Allo Chemin des Dames combatterono i senegalesi, spesso arruolati con l'inganno e mandati a morire sui campi di battaglia europei. I tirailleurs senegalesi caddero a migliaia allo Chemin des Dames, lanciati contro le artiglierie tedesche e le mitragliatrici. Nei pressi di una cava sotterranea, che divenne un ricovero passato alla storia della Grande Guerra come la Caverne du Dragon, è stato innalzato un complesso monumentale dedicato ai combattenti del Senegal. Ieratiche figure si ergono nel paesaggio e sembrano osservare l'orizzonte. Queste figure accusatrici ricordano la morte di tanti combattenti provenienti dai domini francesi in Africa. L'idea di impiegare le truppe dell'impero coloniale francese era stata sostenuta con forza dal generale Mangin, un personaggio al limite della follia per l'assoluto disprezzo della vita umana. Fu durante la Prima Guerra Mondiale che si formò l'idea della liberazione dei popoli oppressi dal colonialismo, un processo storico che avrebbe segnato la seconda metà del XX secolo. Queste élite intellettuali, queste chiese, questi partiti operai non hanno voluto la guerra. E sia. Cosa hanno fatto per impedirla, per evitarla? Hanno appiccato l'incendio. Ognuno porta il proprio peso. Non c'è stato un libero pensiero che non si è tenuto fuori dal flagello. Sembra che da questa mischia di popoli, comunque finisca, l'Europa ne uscirà mutilata, paga di una sorta di ironia demoniaca. Romain Rolland, per l'articolo Au-dessus de la mêlée, venne oltraggiato e accusato di tradimento in Francia e in tutte le nazioni dell'intesa, ma il suo messaggio sopravvive alla storia. È ritenuto uno dei pilastri con cui venne fondata l'idea della convivenza civile in Europa e tra gli uomini della terra. Una scelta obbligata e difficile che incontra ancora oggi troppi ostacoli sul suo cammino. Ormai il male è fatto, il torrente è straripato. Non possiamo da soli farlo rientrare nel suo letto e già troppi crimini sono stati commessi. Crimini contro il diritto, attentati alla libertà dei popoli e ai tesori sacri del pensiero. Essi debbono essere riparati, saranno riparati, ma in nome di Dio che queste riparazioni non siano ripagate con la stessa moneta. Niente vendette o rappresaglie. Il nostro primo dovere è, nel mondo intero, di creare un'alta corte morale, un tribunale delle coscienze, che vigili e che si pronunci su tutte le violazioni commesse al diritto delle genti, da qualunque parte siano venute, senza distinzione di campo. Purtroppo, le parole di Romain Rolland non vennero ascoltate e la pace punitiva contro la Germania siglata a Versailles portò al nazismo, al razzismo e a una nuova e più sanguinosa guerra mondiale.